Buonasera, buonasera amici sportivi di Idea Web TV, dal vostro Danilo Lusso, dopo questa bella sigla strutturata, costruita, assemblata da Edward Pellegrino, che anche oggi ci ha dato buca. No, scherzo, ovviamente mandiamo un abbraccio a Edward. C'erano concomitanti impegni, c'era una conferenza stampa che ovviamente doveva seguire per noi di Idea Web, quindi insomma era... è assente più che mai, giustificato Edward, quindi che tornerà poi a partire da lunedì prossimo. Ma voi vedete sempre tante facce nella sigla, e quest'oggi riusciamo ad avere il quarto della sigla che gira con noi da tante settimane, che è il buon Carlo Cerutti. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Danilo. In questa stagione di Terzo Tempo. Ciao Danilo, sì dai, finalmente mi sono fatto un po' desiderare, ma per aumentare la suspense. Diciamo oggi eccezionalmente in bianchissimo, ma giuro che non è colpa mia, ma sono le luci qui. Si vede che era da un po' che non partecipavo. Esatto. Devo riabituarmi ai colori. Esatto, hai bisogno di un po' di tintarella, Carlo, che ovviamente è uno delle firme, dei volti della redazione sportiva di Idea Web TV. Insomma, Carlo Cerutti, credo che lo leggete abbastanza spesso. Comunque, bando alle nostre battute, allora io dico già subito, innanzitutto quella di oggi è la puntata 74 nel computo totale, la nona stagionale. Lasciate un like in diretta Facebook sulla nostra pagina Idea Web TV e rivista Idea, condividetela, soprattutto lo potete fare anche con il nostro canale YouTube Idea Web TV, anche lì like e commenti che poi possiamo proporre ai nostri ospiti. Io dico subito una notiziella, che poi sapete che non c'è più il cosiddetto recap settimanale, ma credo che va data, perché l'HC Bra ieri a Cagliari ha portato a casa la quinta Coppa Italia di hockey su prato maschile, battendo in finale l'Amsicora per 2-1, il risultato che tra l'altro abbiamo anche dato nel nostro settore sportivo. Quindi insomma la provincia di Cuneo che si fregia di un altro trofeo, Coppa Italia, che era già arrivata la settimana scorsa con la femminile, con la Lorenzoni, che aveva vinto 2-1 contro il Butterfly di Roma. Bravi ragazzi dell'HC Bra, bravi anche le ragazze della Lorenzoni. Chiusa la parentesi hockey su prato, apriamo una parentesi molto bella, perché in questa mezz'ora noi parliamo di pallavolo femminile e parliamo ovviamente insomma del Cuneo. Cuneo Grandavoli, ma Cuneo San Bernardo, e lo facciamo con il coach Emanuele Zanini, che adesso io con le potenti dita da regista lo metto semplicemente in sovraimpressione. Ciao coach, benvenuto a Terzo Tempo qui su Idea Web TV. Grazie, buonasera Danilo, buonasera Carlo, buonasera a tutti voi. Ciao coach. Ciao. Ovviamente io ringrazio immediatamente Giulia e comunque lo staff della società biancorossa, che comunque ci ha messo a disposizione il coach per la puntata di questa sera. Per questa prima mezz'ora ci terrà compagnia fin verso le 21:05. Allora io parto con una domanda, poi vado a smanettare, poi lo lascio nelle grinfie di Carlo. Coach, partiamo dalle note liete, insomma siete reduci da una bellissima, importantissima trasferta in quel di Firenze col Bisonte, 3-2. Un altro tie-break portato a casa, soprattutto altri punti preziosi in cascina. Sì, esatto, è stata una trasferta, diciamo, complicata, una partita complicata, meglio, e però alla fine siamo riusciti con tenacia e con un, diciamo, con un atteggiamento volitivo che c'è stato per tutta la gara, anche se il gioco purtroppo è stato caratterizzato ancora da fasi alterne, da alti e bassi, ma ripeto, ancora la squadra
è assieme da poco, poi ne parleremo magari nel dettaglio, però insomma la cosa più importante era veramente ottenere un'altra vittoria esterna pesante e due punti molto importanti da mettere nella classifica, insomma, quindi siamo tornati sicuramente da Firenze soddisfatti, ecco, perché non è facile, non sarà un campo facile per tante squadre. Carlo. Vabbè, io allora, coach, me l'hai servita un po' lì, quindi te la chiedo subito. Classica premessa, no, non ci sono alibi, nel senso nello sport non è mai giusto trovare alibi, e immagino che tu me lo insegni più di altri, essendo un esperto coach, ma è ovvio che per voi è stato difficile questo inizio di stagione anche per via delle assenze e degli infortuni. Ora che il gruppo c'è, ora che il gruppo pian piano si sta assemblando, inizia a vedersi sul campo, vero? Ma sicuramente l'inizio nostro, come dicevi tu, gli alibi non portano da nessuna parte e non portano bel gioco e non portano punti in classifica, soprattutto indeboliscono la mentalità. Noi abbiamo sempre cercato di fare il massimo, nonostante oggettivamente le condizioni fossero estremamente penalizzanti e limitanti per infortuni dovuti a giocatrici che sono tornate, diciamo dalle nazionali non in buone condizioni o addirittura infortunate, oppure il caso insomma della giocatrice Stevenson americana che è arrivata e ha potuto giocare solo dalla quarta giornata, ma poi nella classifica, soprattutto la classifica diciamo che si guarderà a fine giornata d'andata e a fine della stagione, queste cose non saranno trascritte, non rimarranno nella memoria di nessuno e rimarrà solamente il punteggio finale totalizzato e quello che sarà il piazzamento, diciamo, in classifica. Questo lo sport insegna. Poi è ovvio che ci sono delle considerazioni, ripeto, oggettive, e invece da quando è arrivata l'americana, da quando abbiamo comunque recuperato alcuni degli effettivi, sicuramente i livelli degli allenamenti sono migliorati, si sono alzati e questo si è subito trasferito anche nel livello del gioco, anche se, ripeto, ancora abbiamo delle pause, abbiamo dei momenti in cui viene a mancare la continuità. Però sicuramente nelle ultime due gare esterne, le ultime due vittorie esterne, la squadra ha acquisito una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Ovviamente anche le vittorie portano ottimismo, portano rinnovato entusiasmo e quindi sono elementi assolutamente positivi per le prossime gare che sono imminenti, tra l'altro. Ecco, Danilo, io rubo ancora No. una domanda così Roba chiudo. perché io così ho spammato un po' su tutta la Ottimo, provincia e ottimo, adesso vado a ottimo. smanettare a cercare di mandare qualche contributo in sua impressione. Vai, Carlo. Ottimo. Vabbè, coach, legandomi a questo, ovviamente abbiamo parlato della parte, tra virgolette, tecnica, sportiva, atletica, mettiamola così, no? Dicevi nella parte finale della tua risposta che conta anche il piano mentale, quindi vincere serve, aiuta a vincere, come si dice. In questo senso, secondo te, è contato di più sbloccarsi 8 giorni fa ormai, anzi meno, o rivincere in questo weekend diciamo, per sentirsi tranquille, per iniziare a dire ok, ci stiamo bene nella categoria e non eravamo così scarse come magari, cioè scarse ovviamente, per usare un termine, insomma, deciso, per dare un po' l'idea di quello che poteva essere l'inizio di stagione. Sicuramente gli inizi di stagione possono essere molto complicati e molto difficili, anche perché possono dare false risposte, sia in positivo sia in negativo. Cioè non sarebbe la prima stagione in cui magari alcune squadre vincono per una questione di incrocio di calendario due gare. E magari poi pensano di essere già arrivati a un livello di un certo tipo, o essere in quel momento si trovano nella parte alta della classifica, perché magari se vinci le prime due gare, ovviamente sei nella parte alta della classifica. Però ripeto, gli inizi stagione possono riservare, al contrario, invece, diciamo, risposte, così parziali o addirittura false. Credo che questo gruppo di giocatrici, proprio per il momento che abbiamo vissuto anche nel pre-campionato, in cui ci siamo trovati veramente con pochissimi giocatori ad affrontare tutti i tornei che erano stati, diciamo, già, pianificati nella preparazione. Ricordo che io sono arrivato, diciamo, in un secondo tempo, e quindi non era possibile cambiare comunque il calendario già stilato, anche il pre-campionato. Hanno dimostrato comunque sempre, tanta combattività. E abbiamo fatto anche nei tornei tantissimi 3-2,
questo anche oggi, e questo ci è servito perché comunque ha sicuramente temprato lo spirito del gruppo, ha iniziato perlomeno a temprarlo, lo spirito del gruppo, e ci è servito nelle ultime due gare in cui la squadra, pur avendo, intanto abbiamo avuto una prima risposta molto positiva in casa con Conegliano, dove comunque abbiamo fatto una buonissima prestazione, poi non è stata sufficiente perché sappiamo tutti il livello dei campioni d'Italia, quanto è alto e quanto sia difficilmente raggiungibile e mantenibile, soprattutto per l'intero corso, diciamo per l'intera durata del match. Però questa è stata comunque già un'iniezione di fiducia che poi si è comunque ripetuta nelle due gare successive. Adesso saremo sicuramente con una maggior consapevolezza, però siamo chiamati immediatamente, fra un paio di giorni, a confermare tutto quello che di positivo c'è stato in queste ultime tre giornate, sia dal punto di vista dell'attitudine e dell'atteggiamento, sia dal punto di vista tecnico, perché le tre gare che abbiamo giocato hanno espresso anche degli elementi tecnici diversi e noi dovremo cercare di confermare determinate situazioni tecniche e tattiche. Chiaro, chiaro, Danilo. Sì, mi sono soffermato qui nella schermata di sua impressione perché guardavo il sestetto di Firenze, torno alla partita di ieri, coach comunque cambia il palleggio, Nwankwo in opposto, ecco, è stata un'altalena di emozioni, però tu che bisonte Firenze hai trovato e soprattutto che avversario è stata? Beh, è stato un avversario mo molto ostico, perché comunque ci sono giocatrici che sono come Herbos e Van Gestel della nazionale belga, che conosco bene, e che sono state protagoniste al mondiale, poi a Bacalor, che anche lei è nel roster della nazionale azzurra, e quindi Silves, che è un'altra nazionale francese, quindi veramente un roster di primissimo piano, con anche dei cambi interessanti. Per cui è stata dura battaglia, ci sono state ovviamente fasi alterne, cioè nel primo set hanno condotto, siamo partiti male, poi abbiamo recuperato, però insomma fasi alterne, e dopo il secondo set è stato vinto, diciamo, con intelligenza tattica e anche con qualità tecniche, in particolare sul 23 pari, perché abbiamo sfruttato delle situazioni che tra l'altro avevamo preparato a tavolino e poi abbiamo eseguito molto bene. Diciamo, avevamo preparato sulla carta e poi abbiamo eseguito molto bene in quella fase topica della partita in cui eravamo 23 pari. Abbiamo avuto di nuovo un calo nel terzo set, ma siamo stati bravi perché non era facile partire immediatamente bene nel quarto, condurlo dall'inizio alla fine, e poi secondo me abbiamo giocato un grande tie-break, veramente un grande tie-break, mostrando anche una tenuta atletica e mentale che ha dato veramente poi la svolta alla partita e quindi al risultato che poi è stato a nostro favore. Tra l'altro ci è arrivato un messaggio dal nostro Edward Pellegrino che dice: rientrato ora dalla conferenza, mascalzoni che non siete altro, saluti al coach, riferito che ho detto prima che era assente giustificato, quindi ti arrivano anche dei saluti, caro Invece, coach. Danilo, noi ci prendiamo il mascalzone, invece, Noi ci Danilo. vediamo, sì, ovviamente, perché ci mancherebbe il coach tutt'altro che mascalzone. Poi invece ci arriva un no, messaggio di Franco Dompè che dice: presente a Bergamo e Firenze, sofferenza e godimento. Coach, cosa rispondiamo a questo messaggio di Franco? Che ovviamente Bene, ringraziamo. sicuramente è una filosofia della vita, no? Tante volte le cose facili non danno neanche lo stesso gusto delle cose invece guadagnate con fatica, con passione e con tanta pazienza e con anche agonismo, ovviamente sportivo. Quindi credo che siano stati tutti ingredienti che abbiamo mostrato e dimostrato nelle ultime due gare. E quando una partita è così sofferta, così combattuta, e fatta di cambi diciamo, in cui l'inerzia della gara cambia, e fra l'altro mi permetto di dire che proprio parlando di cambi, i cambi sono stati importanti in tutte e due le partite, perché comunque abbiamo avuto un apporto anche dalle giocatrici che sono entrate in un secondo tempo, che si sono rivelate estremamente importanti in quei momenti topici, hanno dato quel qualcosa in più, quel qualcosa di diverso che ha permesso alla squadra di ottenere uno, due, tre break point importanti, un cambio palla importante, e quindi questa la dimostra anche,
dimostra anche l'unità e la forza di un gruppo, che non è solo fatto di quelle che magari iniziano la partita, e veramente Coach, abbiamo avuto questa Coach, abbiamo qualche problema con la tua connessione, però forse ora c'è, forse ti abbiamo recuperato. Sì, ci sei, okay. Ci sei. No, dicevo sì, che recupera gli ultimi 30 secondi di cosa stavi dicendo. Ok. Dicevo che nelle ultime due partite si è vista proprio la compattezza del gruppo in senso lato, proprio stretto, perché gli elementi che sono entrati, subentrati, hanno dato veramente un supporto importante, un apporto importante alla squadra, portando qualità tecnica, variazioni tecniche, e quindi è stato veramente bello vedere entrambe le partite vinte da tutta la squadra assieme. E questa qui, la compattezza del gruppo che dicevi? Sì, esatto. Anche questa foto penso che qua la gioia e la soddisfazione per la partita vinta a Firenze sia palese, sia scritto nel volto e negli occhi delle ragazze. Vai, Carlo. Vabbè, coach, mi hai anticipato, diciamo, perché compattezza del gruppo credo sia una buona caratteristica per descrivere questa squadra, ma ti volevo chiedere, Danilo ti ha chiesto che Firenze hai trovato parlando della gara del weekend, sì. Invece io ti chiedo che Cuneo hai trovato quando sei arrivato a Cuneo, cioè che squadra è e soprattutto che gruppo di ragazze hai a disposizione. Guarda, ho trovato un gruppo di ragazze estremamente volenterose e anche, diciamo, curiose nell'apprendere magari delle cose un pochino innovative, perché come voi sapete sicuramente, io vengo da tanti anni, sono da tanti anni nel mondo della pallavolo maschile, che ha degli elementi... E non bruciarmi proprio tutte le domande, coach, però anche te... Vabbè, comunque, dicevo... Parlando alle ragazze, ho trovato veramente grandissima disponibilità, grandissima propensione e attitudine al lavoro, ok? E piano piano, di settimana in settimana, io ho puntato molto, come dicevo, nel fatto di costruire comunque una compattezza, sia dal punto di vista dell'attitudine e dell'atteggiamento, ma anche una compattezza nel fatto di eseguire, di cercare di eseguire sempre, e sistematicamente, in particolare per quanto riguarda la fase muro-difesa, un sistema di gioco che inevitabilmente è proprio, la dice la parola stessa, è un sistema dove ogni elemento è importante e ogni elemento deve riuscire a muoversi, a coordinarsi con il resto questa possibilità di... Coach, ti abbiamo di nuovo perso da 20-30 secondi, c'è la connessione, adesso quando lo dico poi la connessione torna, quindi sta ovviamente giocando a nascondino con me, però credo che adesso ti abbiamo di nuovo recuperato. Ok, comunque dicevo, ho trovato grandissima disponibilità da parte delle ragazze, grandissima voglia di imparare anche cose nuove che stiamo cercando di mettere in pratica. Poi dopo, sai, quando è iniziato il campionato c'è stato meno tempo per provarle, adesso avremo due gare in una settimana e poi speriamo, ma non voglio bruciarti la prossima magari domanda. Coach, non è una domanda. Sentiti libero. No, non è una domanda, okay. Ma è figlio di cosa stavo mandando. Senti, ma due parole su sta ragazza qua le facciamo, 21 punti, ieri MVP, è stata straordinaria. Sì, ieri. Ieri è stata MVP, ha sicuramente ieri è straordinaria, ieri lo è stato particolarmente. Ieri ha giocato un grandissimo quarto set e un grandissimo tie break, sicuramente. È una ragazza che ha un potenziale enorme e ieri è riuscita a esprimerlo, diciamo in particolare nella seconda parte della partita, ok? E questa è la cosa sulla quale io le ho parlato ovviamente più di una volta, deve cercare di migliorare, cioè lei ha un potenziale enorme da top player,
perché veramente dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico, è una giocatrice, a mio avviso, moderna, nel senso del termine come la interpreto io, per una pallavolo femminile moderna, sempre più potente, sempre più dinamica, compresa la battuta al salto, e però deve essere consapevole che il campionato italiano è molto complicato, molto difficile. Un elemento, da una qualità che bisogna sviluppare e curare è la continuità di rendimento. E anche se magari in attacco non sei in quel momento, in quel set al top, puoi comunque renderti utile con continuità negli altri fondamentali. Se lei riuscirà a fare questo step, veramente ha la possibilità di diventare una top player. Qui era incazzato o pensieroso, coach? Qui ero pensieroso. Ah, ok, no, perché ti ho visto bello. Quindi riconosci il momento realmente o l'hai detto per dare una risposta? No, penso di Ah. riconoscere il momento in cui è di vedere l'espressione del viso, ero pensieroso. Poi devo dirvi che ieri mi sono incazzato, onestamente, dopo il terzo set, perché non era quella, la squadra, che poi avrebbe meritato di vincere. Mi sono arrabbiato con le ragazze perché volevo una reazione da parte loro, che poi c'è stata, quindi sono state veramente brave a interpretare al meglio e a reagire alla mia arrabbiatura, perché non era quella, non era la squadra diciamo, del terzo set. Infatti c'è stata una reazione immediata, anche perché abbiamo fatto finalmente una buona partenza, perché a Firenze nei primi tre set siamo sempre partiti sotto, poi nel secondo siamo riusciti a recuperare. Però non è sempre possibile recuperare se parti sempre da 5 a 2 o da 4 a 1 o da 6 a 2 e così via. Invece nel quarto set siamo partiti bene e abbiamo condotto dall'inizio alla fine. Il tie-break giocato punto a punto, poi, come dicevate voi, la Kuznetsova ha fatto delle cose importanti, ma anche l'ha vinto in quel frangente, la Diop, e hanno fatto delle cose importanti, ma è stato però. Lei sicuramente a livello individuale ha fatto due ace, tra l'altro con un video check chiamato, perché anche quello bisogna dire che meno male che abbiamo chiamato il video check in quel frangente lì, perché poi il video check perché l'arbitro aveva chiamato fuori la palla e col video check invece si è visto che era sulla riga, nettamente sulla riga. E dopo da lì ha fatto un altro ace, quindi sicuramente determinante in fase di battuta in quel frangente. Tra l'altro, io per Tra dare l'altro, felicità a Franco Dompé ho lasciato un attimo ah, qui la foto. scusate, faccio una piccola parentesi. Vai, vai, coach. Io ieri l'MVP l'avrei dato ex aequo anche con la Shaq Mari, perché secondo me ha fatto comunque una grandissima partita. Certo. No, ci mancherà l'approssimazione più che giusta. No, dicevo, per la felicità di Franco Dompé e di tutti i tifosi biancorossi, ho lasciato questa immagine, ovviamente, che li ritrae ieri nel mentre comunque del vivo del tifo. Ovviamente sto facendo scorrere la galleria di foto pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale Cuno Grandavolle, ovviamente a firma di Nanilo Ninotto. Vai Carlo con la prossima domanda. Tra l'altro, io saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite che è Fabrizio Giai, che parleremo di Stracuni perché lo vedo già nel backstage e mi ha scritto su WhatsApp e mi sono collegato. Grande Fabrizio. Così ti cucchi anche un po' di pallavolo, dai. Non si perde nulla, non si perde nulla. Coach, vabbè, mi viene spontanea la domanda, e ora, nel senso, l'hai già anticipato qua e là, poi con grande galanteria non me l'hai bruciata, ti ringrazio. Ora 7 giorni cruciali perché arrivate con un bottino importante fuori casa, ora in casa bisogna iniziare a mettere punti in cascina, avrete due scontri diretti oltre che partite casalinghe. Hai detto bene. Diciamo che credo che sia nella mente di tutti, giocatrici, giocatrici in primis, staff e anche i nostri tifosi, che si sono dimostrati in questo frangente assolutamente encomiabili, molto attaccati alla squadra, comprensivi della prima fase difficile, quindi veramente sono stati sempre vicini alla squadra, co hanno compreso le difficoltà oggettive di cui abbiamo parlato all'inizio e sono stati ripagati ovviamente da lontano quelli che ci hanno seguito da lontano e encomiabili quelli che sono venuti in trasferta sia a Bergamo sia a Firenze, e li ringraziamo tantissimo per questo, per il supporto che ci danno ogni volta che giochiamo da qualsiasi parte. Quindi veramente
tutti quanti lavoreremo in questi due giorni per ottenere la prima vittoria casalinga, che è l'obiettivo della prossima gara. Con Macerata che partita ci dobbiamo aspettare? Ma io parto sempre dal presupposto che sarà una gara dura, difficile, in cui non dovremo mollare nulla, dovremo sempre stare e cercare di giocare al nostro massimo, e poi dopo quello che farà l'avversario, se sarà più bravo di noi lo applaudiremo, però l'importante è soprattutto dovremo partire con questa mentalità, che potrebbe essere un'altra partita lunga, potrebbe essere una partita che presenta delle incognite difficilmente preventivabili prima, perché ogni partita ha degli elementi che sono preventivabili sulla carta, poi in realtà durante la gara accadono dei fattori sconosciuti, degli elementi nuovi, difficilmente prevedibili, e questo può accadere dalla loro parte ma anche dalla nostra parte. Quindi la gara è bella per questo, perché deve essere preparata prima, interpretata al meglio, ma vissuta, e bisogna essere abili a saper leggere l'inerzia, le situazioni tattiche e mentali durante la gara. Questa è la cosa, ovviamente, che quando hai esperienza ti aiuta tantissimo. Però è anche del bello dello sport, perché poi, ripeto, lo sport è imprevedibile proprio per tutti questi fattori messi assieme determinano poi la performance e il risultato finale. Danilo? Coach, ho lasciato volutamente la foto qui di Noemi Signorile, capitano. Dato che sei arrivato in corso d'opera, io ti voglio chiedere che legame hai costruito con il capitano di questa squadra e che feeling, insomma, dal punto di vista ovviamente tecnico e poi in campo, per quella che tra l'altro poi anche la cabina di regia della squadra. Allora, lei è una giocatrice di grandissima esperienza, secondo me ha tantissime qualità nel suo ruolo, e quindi avere una giocatrice dalla tua parte di questa levatura e di questa esperienza è sicuramente un grande vantaggio. Lei è tra l'altro estremamente professionale, è una giocatrice con la quale si può parlare di tutto, parlo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, anzi è una giocatrice che chiede consigli anche durante la gara, e quindi questa è un'apertura mentale secondo me molto positiva, e fra l'altro ieri finalmente ho visto anche tutta la sua voglia e la sua carica agonistica, e mi ha fatto molto piacere. Infatti a fine gara veramente ci siamo, diciamo, abbiamo esultato assieme, oltre a tutto il resto della squadra, ma con lei in modo particolare, perché fra l'altro anche in battuta, che tante volte è un fondamentale che magari per una palleggiatrice non viene evidenziato abbastanza, devo dire che è stata determinante, perché ha eseguito al meglio. Quando vi dicevo quelle situazioni sul 23 pari del secondo set, lei sa a cosa mi riferisco, e proprio con un feeling e con delle indicazioni estremamente precise, lei è riuscita a servire in modo estremamente preciso dal punto di vista tattico in determinate zone del campo. Quindi io mi auguro di continuare così, perché veramente, ripeto, c'è grande feeling dal punto di vista tecnico e professionale, e lei è un grandissimo esempio anche per le giocatrici giovani, perché veramente dal punto di vista professionale penso che sia un grande esempio, ripeto, per le giocatrici giovani. Tra l'altro questa bellissima foto di Danilo Ninotto è il momento di attesa della sentenza del video check. Sì, esatto, perché l'ultima palla è stata così, una palla che ha regalato suspense, nel senso un'ulteriore emozione, perché avevamo la sensazione che fosse effettivamente blockout, però giustamente la squadra avversaria ha chiamato il video check, e solamente al video check si è visto poi che la palla ha toccato prima, esatto, poi le vedete risultare, ha toccato prima il braccio della giocatrice olandese, Nolema di Firenze, e poi l'asta, quindi da lì poi è stato diciamo una seconda esultanza ancora più grande, ovviamente. Allora, siamo a 29 minuti e 55. Io direi, Carlo, possiamo ancora darci una domanda a testa, e poi, visto che sono le 21:02, congediamo il coach e poi ci dedichiamo al secondo blocco.
Va bene, va bene. Vabbè, intanto una battuta, nelle foto di prima non ti vedevamo, ma non ti dobbiamo chiedere com'eri in quel momento, qual era il tuo stato d'animo, tanto possiamo immaginare che non fossi proprio tranquillissimo. Ma devo dirti che abbastanza sicuro del fatto che fosse appunto per noi. Però, sai, a volte l'occhio può ingannare, soprattutto quelle Certo. palle lì non sono facili da vedere, perché veramente ne ho viste tante di video check su quelle situazioni, e a volte puoi comunque essere ingannato, cioè parti ingannare diciamo, da quello che vedi in tempo reale, quello che poi invece in realtà quello che è la sentenza del video check. Però una cosa è sicura, cioè l'utilizzo della tecnologia rende gli animi di tutti molto più sereni ed è più facile sia arbitrare e anche stare in campo, perché appunto arriva la sentenza molto spesso inappellabile, anche perché è evidente, è testimoniata dalle immagini, e quindi questo secondo me rende ancora la cosa più giusta e più equa, come insomma magari in passato non era esattamente così. Ecco, questa tua frase sarebbe da scrivere a caratteri cubitali negli stadi di calcio, però dove invece si riesce a far polemica comunque, anche di fronte alla tecnologia. Senti Danilo, ce l'ho ancora la domanda o passo a te la palla? Visto che sei lì che ti solletica, ti lascio ancora questa piccola cosa, poi chiudo io, anche perché siamo in zona Cesarini, che non c'è nella Vabbè. pallavolo, però siamo in zona Cesarini. Vabbè, allora la faccio rapida, coach, visto che prima ho detto che me l'avevi bruciata, te lo voglio chiedere. Come ti stai trovando nel volley femminile? Diciamo, tornassi indietro, rifaresti questa scelta? Assolutamente sì, perché la pallavolo è unica, no? Nel senso che il gioco, le regole sono le stesse, la tecnica d'attacco, di battuta. Ovviamente ci sono degli elementi che hanno un peso diverso nelle due tipologie di pallavolo giocata dagli uomini e dalle donne. Ovviamente la velocità della palla, la potenza atletica, diciamo, la velocità, l'esplosività, la capacità di salto mediamente è maggiore nel pallavolo maschile, però ripeto, relativamente a quanto cioè, per quanto mi riguarda, a parte che io continuo a fare, lo sapete, anche l'allenatore della nazionale del Belgio maschile, e quindi sono molto contento di poter così vivere tutte e due le situazioni, anche perché ci sono delle cose che sono trasversali, sicuramente tante, e alcune che sono trasferibili. Quindi non è altro che un arricchimento dal punto di vista personale, per cui ripeto, sono assolutamente estremamente soddisfatto di aver aggiunto anche questa esperienza. Assolutamente. E no, coach, ultimi 30 secondi, direi che sulla base poi di questi due tie break, quello di Bergamo, quello di Firenze, poi con gli impegni che ci sono prossimi, insomma, ampi margini di miglioramento e effettivamente questo Cuneo può davvero fare bene, lo possiamo dire? Anche a dita Sì, incrociate, a gambe no, possiamo cavallate. dire, no, certo, con la dovuta scaramanzia, perché poi la risposta la dà sempre il campo, però Certo. sicuramente possiamo dire che abbiamo enormi margini veramente di crescita, perché, ripeto, siamo assieme da poco, alcune straniere sono arrivate da poco, altre hanno recuperato da una settimana, e quindi il gruppo completo, fra l'altro, si completerà solamente con il rientro di Gichè. E quindi Tra l'altro, abbiamo dici enormi, poco. enormi margini di miglioramento, parlando del medio periodo, ma nel frattempo dobbiamo cercare di fare il meglio possibile con quelle atlete che ci sono al momento disponibili e a disposizione. Ma i margini di crescita, secondo me, sono enormi. Però io penso che il fattore Emanuele Zanini, ma non lo dico perché tu sei qua con noi ospite, però questa multidisciplinarità, il fatto che comunque con il Belgio maschile, adesso che ti sei affacciato al mondo del volley femminile, cioè per me, per Cuneo, puoi essere veramente tra i valori aggiunti, un valore aggiunto. Ah, io ti ringrazio per, diciamo, l'apprezzamento. Sicuramente una delle cose che io ho detto anche in esordio, inizio di stagione, è quella che gradualmente, ovviamente in relazione anche alle atlete che ci sono, cercherò, e quello che sto cercando di fare, di trasferire alcuni degli elementi che ci sono nella pallavolo maschile con gradualità
nella pallavolo femminile. Ovviamente non tutto è possibile farlo e non tutto è possibile farlo in 2 mesi o in 3 mesi, perché ci vogliono dei tempi tecnici per imparare, apprendere, consolidare determinate, diciamo, tecniche e determinati sistemi di gioco. Però questo era proprio l'intento. Ma prima di tutto era una squadra che ha il giusto atteggiamento, sviluppare un gioco competitivo sia in fase di side out che di break point e portare anche degli elementi innovativi per far sì che sia possibile essere più competitivi divertendo anche di più. Assolutamente sì. Allora, 35 minuti, ovviamente poi i minuti di recupero li recuperiamo anche con l'ospite successivo. Grazie a Coach Emanuele Zanini, sei stato simpatico, sei stato sicuramente molto interessante. Noi ti facciamo come Idea Web TV un grosso in bocca al lupo. Ovviamente noi vi continueremo a seguire e negli impegni infrasettimanali e negli impegni nel weekend. Ovviamente, forza Cuneo. Forza Cuneo, grazie Danilo, grazie Carlo e vi auguro un buon proseguimento di trasmissione. Ciao. Grazie Coach, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao. È stato veramente molto simpatico Coach Zanini, ovviamente della Cuneo Grandavoglia, Cuneo San Bernardo, A1 femminile, tanti gli impegni prossimi, noi ovviamente come testata lì seguiremo e siamo contenti di questi due tie break. Allora, adesso premiamo la pazienza, ovviamente recuperiamo i minuti con lui. Adesso rimaniamo nel capoluogo della provincia di Cuneo. Non parliamo di pallavolo, ma parliamo di una manifestazione straordinaria che in questa edizione, che si è svolta ieri, che si è svolta già anche con un antipasto sabato, ha veramente regalato momenti incredibili e adesso ne parliamo diffusamente. Ovviamente noi parliamo di Stracuni e lo facciamo con il presidente del comitato organizzatore della manifestazione, Fabrizio Giai. Ciao Fabrizio, benvenuto a Terzo Tempo e benvenuto a Idea Web TV. Però la cosa bella è che noi Fabrizio non ti sentiamo in questo momento. E questa è la grande incognita del secondo ospite che arriva così, senza poterlo provare. Senza poterlo provare, esatto. Magari è un problema di auricolari? Adesso vediamo. Ora l'audio spento, prova ad attivarlo. Probabilmente è solo questione di attivarlo adesso, perché lui si è tolto nel momento in cui tu hai tolto le cuffie, forse. Allora, no, perché dice che l'audio dell'ospite non è connesso. Io adesso. Eccomi adesso qua. Sì. Eccolo, eccolo. Il bello della diretta. Scusatemi. No, ci mancherebbe. Buonasera a tutti. Ciao Danilo, ciao Carlo. Ciao Fabrizio. Ciao, benvenuto, come dicevo, a Terzo Tempo su Idea Web TV. Allora, adesso abbiamo una tonnellata di materiale, ovviamente prodotto dai nostri Edoardo Pellegrino e Alessandro Servetti, ieri nella giornata di Stracuni, poi anche nel sabato. Parto io chiedendoti, insomma, che edizione è stata? Una 39esima edizione con oltre 18.000 e, insomma, 500 persone. Ma è stata un'edizione della ripresa, no? Nel senso che era da un paio di anni che l'evento 2 anni fa non si è proprio svolto per causa Covid. L'anno passato si è svolto in una maniera un pochettino, una formula cambiata, sempre per il discorso Covid. Quindi è stato un ritorno su Piazza Galimberti, è stato un ritorno anche a un grande pubblico, perché i primi feedback che abbiamo avuto sono veramente quelli della partecipazione da parte della gente. Assolutamente sì, sì, tanto sto cercando di pescare il cursore adesso, ovviamente vi mostrerò un po' di foto. Vai Carlo, io nel frattempo cerco di mandare un po' il tutto. Ecco Fabrizio, io ti volevo chiedere, che cosa significa organizzare la Stracuni? Perché poi è sempre facile a dirsi, insomma, si è organizzata questa manifestazione che va avanti da 39 edizioni, appunto, ma concretamente raccontaci un po' il dietro le quinte, perché poi è sempre difficile capirlo. Che cosa fa il presidente del comitato organizzatore della Stracuni durante l'anno? Perché, come abbiamo sentito in alcune tue interviste, tu hai sottolineato come un lavoro lungo che non inizia una settimana prima, come ovvio che sia.
Direi di no, nasce intanto da una semina, no? Una semina con le persone, perché questo evento, come si sa, ma chi non lo sapesse, insomma, gli informiamo, è un evento che dona tutto quanto è ricavato dalla vendita del pettorale all'associazione, ai gruppi, alle scuole. Quindi, innanzitutto l'evento può esistere solo se ci sono gli sponsor che credono in questo evento, perché per organizzare, per allestire, per costruire un villaggio fiere, per anche per pagare tutti quelli nostri fornitori, c'è bisogno di imprenditori che credano nel lavoro che facciamo noi. Quindi questa è la più grande soddisfazione, che in questo periodo e per tanti anni i nostri sponsor abbiano creduto alla bontà del nostro progetto. A livello pratico, l'organizzazione è una macchina che dura circa 6 mesi prima dell'evento, per consumarsi tutta in un paio di giorni. Quindi diciamo che bisogna essere attenti a cogliere tutte le sfaccettature e godersi tutte le cose che avvengono in soli 2 giorni. Ma vi assicuro che vedere tutte queste persone, più o meno giovani, perché vediamo anche nel video che state passando delle persone di una certa età che stanno insieme, che sorridono, è la più grande nostra soddisfazione. Tra l'altro sì. Questa è la stracuna, vai. Però hai parlato tu di una 2 giorni, diciamo, quindi diciamo sguinzagliamo subito uno dei temi centrali di questo 2022. Accanto al tema ripartenza, l'altro tema è sicuramente Fast Cuni, no? Questa grande novità, che bilancio dai tu di questa Fast Cuni e di questa prima edizione, che tra l'altro ha avuto anche vincitori di un certo calibro? Ma sì, qui non diciamo è il caso che... di domande. No, scusa Fabrizio, volevo dire, qui non è il caso di ospite che brucia la domanda alla risposta e co-conduttore che brucia la domanda all'altro co-conduttore. Però va bene Carlo, adesso vado a pescare la Fascuni, questo è il bello, perché vedi che non è niente di preparato. Danilo, se ti interessa mandare il primo video, la prima pillola di video, l'abbiamo pubblicato sul nostro profilo Facebook questo pomeriggio. Adesso vado a pescarlo. Informazioni di servizio. No, dicevo Carlo, è il copia e incolla di quello che dicevo prima. La Fast Cuni è stata una edizione piacevole. A livello, diciamo, agonistico, sono intervenuti i ragazzi più forti sicuramente in Piemonte e anche a livello italiano, perché in campo femminile la vincitrice è la seconda in Italia in assoluta, quindi siamo molto orgogliosi. Sono venuti perché credono in noi, credono nel nostro progetto. E quindi questa è l'ennesima soddisfazione, ecco, un rapporto più di persone che rispetto a ingaggi, rispetto a premiazioni, ecco, il gusto di esserci. La città ha risposto molto bene, via Roma era zeppa di tifosi, di gente, ed era proprio quello che il risultato che volevamo, ecco. Assolutamente, sì, tra l'altro adesso io cerco di... Concentratissimo, cerco di andare... Danilo. No, sto cercando di andare a pescare il video giusto di cui parlava, che sono riuscito a prendere. Io faccio una domanda intermedia, così poi mentre mi rispondi vado a metterlo in sovrimpressione. Faccio una domanda che si allontana un po' dalla giornata, da questo weekend. Tu hai preso il testimone, no? Tra l'altro da un presidente storico del comitato, io ne ho anche parlato diffusamente in un'intervista su Rivista Idea che è uscita insomma nelle settimane scorse, a riguardo anche di questo. Hai preso questo importante carico, questo importante mandato e il significato anche di quel passaggio di testimone lì, Fabrizio, che poi ti ha avvicinato a quello che è stato il weekend appena passato.
Sì, tengo a precisare che sicuramente c'è stato un passaggio di testimone, ma è stato un passaggio di testimone soft, nel senso che Costamagna è rimasto nel comitato organizzatore ed è rimasto nel cuore della manifestazione. E secondo me è la strada giusta. Semplicemente c'è stato diciamo, sono state portate alcune idee nuove, perché nella vita e in tutte le cose è giusto così, nella conduzione di un'azienda, anche in una organizzazione di una manifestazione che veramente fa spendere parecchie energie, sia fisiche che mentali. E quindi, come in una squadra, parlavate prima di pallavolo. Il lavoro di squadra è la cosa fondamentale per far sì che la ricetta comunque sia giusta e gli ingredienti siano giusti per fare un bel piatto, ecco. E questo è il video di cui dicevi, giusto? Corretto, sì. Questo è un video, una prima pillola, una delle novità che spero vedrete anche voi alla serata del 24, dove c'è la tradizionale consegna dei contributi. Quest'anno l'abbiamo organizzata al Cinema Monviso. Questo video farà parte di un cortometraggio che abbiamo girato in questi 3 giorni e gireremo ancora nei prossimi giorni con gli eventi collaterali alla Stracuni. E verrà presentato proprio al cinema il 24. E quindi sarà un condensato di tutto quello che è successo, in modo da dare visibilità alla gente che non ha partecipato a uno di questi eventi o a nessuno, l'idea di che cos'è questo evento, che non si riduce solo alla giornata di domenica, sebbene sia al cuore dell'evento, ma è parte dell'evento. Assolutamente sì. Vai Carlo. Beh, io un tema, diciamo, tra i tanti sinonimi, ho pensato un po' per preparare le domande ai sinonimi, diciamo, che si possono un po' legare alla Stracuni, cioè che cosa significa Stracuni? È un tema che ormai è d'attualità e che forse, diciamo, la Stracuni ha anticipato ancora prima di molte altre manifestazioni, è il tema dell'inclusione e dell'inclusività, giusto Fabrizio? Quest'anno, a maggior ragione, e una volta di più, l'inclusività l'ha fatta da padrona. Ma sì, ecco, abbiamo cercato di condensare a nostro modo, per quello che potevamo, tutti i macro temi di cui si parla da anni. Non c'è solo l'inclusione, che è un argomento sicuramente importante, ma ci sono anche i cambiamenti climatici, ci sono anche, diciamo, la cultura, eccetera. Quindi in tutti questi eventi collaterali abbiamo cercato di toccare a nostro modo tutti questi macro argomenti. Ovviamente è solo una piccola leva per quello che si può fare a livello sportivo, ma ci proviamo e crediamo che questa possa essere uno stimolo per chi osserva e per chi sente quello che noi abbiamo proposto. Fabrizio, quanto sì, tra l'altro sto facendo passare poche foto che ha fatto Edward, sono 216 di questa gallery, grande Edward, sì che tra l'altro che con una mano fotografava e con l'altra ha fatto il video che vi ho proposto prima del serpentone di partenza, no? Di insomma tutte le persone che man mano sfilavano davanti al palco delle autorità. Fabrizio, io adesso vedo qui, tenuti per mano con la divisa, no? Comunque, insomma, i membri del comitato organizzatore, comunque tutto il tuo staff, il vostro staff. Ecco, che lavoro c'è stato di avvicinamento a questa Stracuni? Stracuni, come abbiamo detto e ricordato in versione originale, no? Quindi, dopo questi 2 anni di stravolgimento, che lavoro c'è stato step by step? Ma ovviamente si parte con il comitato che, diciamo, tengo sempre a precisare che io sono un dentino dell'ingranaggio che ruota intorno a questo evento.
Gli altri denti li vedete con la giacca e con il cappellino verde che cercano di scappare prima di essere travolti da 18.000 persone. La serie Duma Mogvia, esatto. Esatto, scegliamo i più atletici per stare davanti. Se la ridevano preoccupati quando Ma vedendo le foto. Fabrizio, noi ti volevamo vedere lì, tu sei stato Sì, ovviamente sì. sul palco dell'autorità Ma perché noi... del presidente, però dovevi stare lì, no, sto scherzando. Ma Hai quella del corso. dentino nell'ingranaggio è una retorica proprio per non essere lì in quel momento, capito? Così lui poi si Esatto, arrabbia e dice: "No, io non esatto. posso essere al centro". No, ma io scherzo perché ci siamo sentiti stamattina al telefono. Lui mi ha detto: "Ho finito adesso di correre dopo 3-4 giorni", quindi praticamente la Stracuni l'hai fatta anche tu. Vai, Fabrizio. Sì, direi di sì. No, come avvicinamento all'evento, ovviamente si tratta di produrre intanto tutto il materiale cartaceo e digital che precede l'evento, quindi di presentazione. Si tratta di assemblarlo, infatti con tutto il comitato, che sono circa 30 persone, ci troviamo dopo il lavoro da circa le 8 di sera fino a mezzanotte, per assemblare tutti i pettorali che poi verranno messi in vendita nei vari gruppi, e questo lavoro ci occupa circa 6-7 sere, 7 serate, dove ovviamente oltre a lavorare approfittiamo per fare gruppo, no? E il nostro riscaldamento, anziché essere in palestra a correre, noi siamo lì a mettere tutto il necessario dentro la confezione del pettorale. E dopodiché parte la promozione. C'è il giovedì, iniziamo il montaggio di tutte le strutture in Piazza Galimberti, accogliamo tutti gli stendisti. Il venerdì pomeriggio apre il villaggio di proposte, che anche quest'anno è stato affollato e visitato da migliaia di persone. E appunto, e dopo, diciamo, dopo l'evento arriva la parte più dura, perché nel tendone a fianco, dall'altro lato di Piazza Galimberti, prepariamo una polenta con la salsiccia e il formaggio per tutti quelli che ci hanno aiutato, e quest'anno eravamo tra Protezione Civile, alpini, volontari, eccetera, circa 200 persone. E dopodiché si smonta tutto quello che si era montato il giovedì, e la chiusura diciamo, di questo lavoro è stata stamattina, verso mezzogiorno, ora in cui insomma, abbiamo lasciato libera la piazza. Questo in quattro parole è quello che succede un pochettino come impegno lavorativo. Quindi direi che la Stracuni l'hai fatta 2, 3, 4 volte. Quasi la Direi di sì. maratona. No. Maratona, maratona. Vai Carlo. Sì, senti Fabrizio, mi sembra un po' un volersi accanire contro una persona che diciamo, mi ha appena raccontato quanto c'è dietro questo lavoro. Farti la domanda che sto per farti, ma te la faccio comunque. Edizione 39, ovviamente uno pensa subito al fatto che è quasi cifra tonda, quindi mi viene quasi d'obbligo, anche perché tu mi hai detto che è una macchina che comunque appunto richiede tantissimo tempo per mettersi in moto e per essere efficiente. Che cosa ci possiamo aspettare dall'edizione 40? Ovviamente magari è ancora prematuro dirlo, ma diciamo, avete già delle idee? Soprattutto tu hai già delle idee? Purtroppo sì, le Carlo, ho. Carlo sei tremendo, con le domande, non volevo dirtelo. Purtroppo devo dire, Carlo, che le ho le idee, e le ho avute mentre stavamo preparando questa edizione. Prossimo anno siamo ovviamente consapevoli che è un compleanno importante, e ho due idee importanti che per scaramanzia è meglio non dire, ma se il cielo ci assiste, penso che rimarranno nella storia, anche perché proprio c'è una storia molto lunga dietro questo evento. E come, diciamo, posso farvi una spoilerata, Vai, vai. Ecco. riguarda proprio alla riguarderà la storia di questo evento della Stracuni. Quindi vi dico solo che i miei predecessori hanno tenuto e custodito gelosamente tantissimo materiale,
dalla prima edizione. E quindi basta, non vi dico altro. Vedi Danilo, tu che critichi le mie domande, poi vedi no. Che alla fine qualcosa viene su. No, io le apprezzo, cioè che sei furbetto e le metti in un modo peperino, no, ma le apprezzo. Bene, quindi tema storico, quindi la storia che farà capolino, diciamo. Ma adesso non posso dire tutto, no. Se lo diciamo già adesso non c'è più l'effetto sorpresa. Chiaro. No, però l'abbiamo sicuramente colto quello che è l'aspetto che poi sarà sottolineato nella prossima edizione. Io voglio chiederti, Fabrizio, dato che questa è la tua prima stracuni da presidente del comitato organizzatore, quali sono state le tue sensazioni, qual è stata la tua soddisfazione e quello che hai provato tu da essere il timoniere un po' di tutto questo fiume di gente che vediamo scorrere qui, insomma, nelle vie più affettuose e più belle di Cuneo? Ma ovviamente la soddisfazione che appunto sia andato tutto per il verso giusto, che il tempo abbia tenuto, che nessuno si sia fatto male, che non ci siano stati problemi. Per quanto riguarda diciamo la soddisfazione personale è quella di aver lavorato insieme da team con tutte le altre persone, sia del comitato sia anche quelle che stavano attorno a noi, quindi polizia municipale, comune, enti, ci hanno sostenuto tutti quanti. Questa forse è la più grande soddisfazione, perché vuol dire che veramente è una manifestazione sentita, e questo lo dimostra chiaramente, perché non c'è sport che tenga, quindi i pallavolisti, ad esempio i ragazzi da Cuneo Volley sono venuti anche a presenziare, calciatori, quindi non c'è differenza di sport, non c'è differenza di età, come dicevo prima, dai bimbi in passeggino ai signori anziani, agli animali anche, quindi non abbiamo fatto distinzione. Questo è il messaggio, secondo me, che vorrei fosse chiaro: non ci sono distinzione alla Stracuni, partecipano tutti. Difatti qua vediamo anche passeggini. Hai citato, Fabrizio, la pallavolo Cuneo Volley, la pallavolo maschile di A2, che sabato sera ha sportivamente strapazzato Vibo Valentia con un bellissimo 3-0, tra l'altro con una bella sinergia, perché poi con il pettorale Stracuni si poteva andare a vedere la partita di pallavolo, no? Certo, come dicevo prima, abbiamo organizzato diversi eventi collaterali, questo è stato uno di quelli, poi sono in corso e andranno avanti per tutta la settimana degli eventi organizzati con Museo Diocesano e Casa del Fiume, con dei laboratori ovviamente gratuiti per chi presenterà il pettorale. Ci sarà una serata il 18 organizzata con Scrittori in Città, nella quale ho invitato Stefano Baldini, anche uno, quella uno a caso, uno a caso, ovviamente. Stefano oltre ad essere un amico, è una persona che sa trasmettere molto bene quelle che sono le emozioni dello sport con parole semplici, e quindi è veramente adatto ai nostri messaggi. E altri eventi: ci sarà la passeggiata gourmet con le guide alla scoperta dei nostri monumenti, poi sempre il 18 ci sarà alle ore 16 presso la sede di CRC un convegno organizzato con Confindustria ATL, Camera di Commercio sui cambiamenti climatici, e al mattino alla scuola media 4 con Amico Sport, una mattinata di giochi inclusivi. E ovviamente tutti questi eventi, anche, mi sono dimenticato, sabato in collaborazione con GS Passatore, una pedalata ecologica. Ovviamente sempre gratuiti con il pettorale Stracuni. Vai Carlo.
diciamo, hai fatto un elenco lungo, ma che racconta non solo inclusività, ma anche coinvolgimento delle realtà locali, direi. Un altro tema e un altro sinonimo, appunto, resto sul tema dei sinonimi, non può che essere quello del ricordo quest'anno, nel senso che vediamo anche laggiù sul fondo delle tante foto che ha fatto Edward, dei macchinari che rimandano subito alla memoria di Amilcare Merlo. Stracuni è stato anche ricordo di Sergio Falco, Guido Bonino e dello stesso Amilcare Merlo. Ci terrei che tu spendessi una parola in questo senso, nel senso che comunque Stracuni è anche legame col territorio, ovviamente. Beh, certo, quello che penso che al di là del nome e cognome che una persona porta, è molto importante quello che lascia. E queste tre persone che abbiamo ricordato, due note, molto note e una meno, hanno lasciato tanto per quanto riguarda la Stracuni. E quindi ci è sembrato doveroso ricordarle, ripeto, a prescindere dal nome e cognome. Sono state tre grandi persone. Assolutamente. Allora, adesso stavo facendo scorrere ancora con qualche foto. Dunque, abbiamo scavallato l'ora di trasmissione, però come promesso abbiamo sforato di 5 minuti con Coach Zanini. Ovviamente arriviamo a 5 minuti anche con te, perché è giusto comunque dare a tutti lo stesso spazio e ci mancherebbe, io potessi vi darei 2 ore ciascuno, ci mancherebbe io, noi. Io faccio ancora una domanda da parte mia, poi lascio ancora un aspetto a Carlo, poi ti congediamo e poi andiamo alle conclusioni con questa nostra puntata. Fabrizio, sei contento anche della risposta che ha dato la città, che ti ha dato, che vi ha dato la città, non tanto dal punto di vista numerico dei partecipanti, ma proprio insomma la città in senso urbanistico, dal punto di vista ovviamente anche delle attività. Di tutte quelle che sono, insomma, un po' le realtà anche sportive, qual è stata la risposta cuneese a questa Stracuni? Ma Cuneo è una città che trovo che abbia molta sensibilità per tutti gli eventi che propone. È una città a misura d'uomo, è una città in cui l'amministrazione è sempre molto presente, è un'amministrazione che capisce, che ascolta, e che ovviamente secondo delle proprie possibilità concede. Questa è la cosa più bella, lavorare in armonia, perché essere gratificati dal comune e dalle persone che ci lavorano è la cosa, insomma, secondo me è una delle cose più importanti, perché danno valore a quello che fai. Certo. Carlo? Ecco, io mi collego a questa domanda, ma provo ad andare più nello specifico, diciamo. Io genericamente sono appunto, come dice Danilo, un po' diretto. Sostanzialmente quello che mi chiedevo è, diciamo, che è un po' il tema che io porto sempre quando si parla di Stracuni. Di fatto la Stracuni, volente o nolente, poi magari mi sbaglio, ma è l'evento sportivo per eccellenza in provincia di Cuneo. Sportivo, diciamo, parasportivo, da quest'anno anche sportivo a tutti gli effetti con la Fascuni. Secondo te che cos'ha la Stracuni e la Fascuni che lega così tanto i cittadini a sé? Perché 18.500 persone insieme per un evento non è qualcosa di scontato in provincia di Cuneo. Secondo te la vera essenza di questo evento qual è? In che cosa risiede? Nell'attaccamento, nel senso di appartenenza. Carlo, tu parli della provincia di Cuneo, io mi occupo di sport nella vita. Abbiamo i negozi Podio Sport che sono sparsi un pochettino non solo nella provincia di Cuneo, ma anche di Torino. Fatichi veramente anche in provincia di Torino e anche nelle altre parti d'Italia a radunare per una camminata non competitiva 18.500 persone, quindi sicuramente la leva è quella dei contributi, che ovviamente è una grossa leva, ma non bisogna dimenticare, non bisogna tralasciare che comunque anche se una famiglia acquista il pettorale per contribuire ai contributi, poi scende in piazza.
E quindi vuol dire, per me vuol dire senso di appartenenza. Ok, chiaro, chiaro. Assolutamente sì. Allora, siamo a 1:04 e 50 secondi, sono le 21:37, io direi che possiamo gentilmente, insomma, salutare il nostro ospite, anche perché lui si è già collegato in precedenza. Io e noi ringraziamo di cuore Fabrizio Giai, presidente del comitato organizzatore della Stracuni, di questa strepitosa Stracuni 2022 che si è consumato ufficialmente in questo weekend, ma che, come ha detto lui, andrà avanti ancora con eventi collaterali. Poi ci sarà la consegna, ovviamente, di, insomma, di tutte le somme il 24 al cinema, se non vado errato, il 24 al cinema Monviso. Quindi, insomma, poi tenetevi aggiornati e con le nostre notizie sui canali ufficiali Stracuni. Grazie Fabrizio e alla prossima. Ti mandiamo un abbraccio. Grazie Danilo, grazie Carlo. Approfitto per ovviamente Vai. organizzare, per salutare e ringraziare anche chi come voi ci dà dello spazio e la possibilità di parlare del nostro evento. Quindi ci siete sempre vicini e vi ringrazio nuovamente. Grazie. Siamo noi che ringraziamo voi. Ciao Fabrizio, un abbraccio, grazie. Buona Ciao, serata, grazie. ciao Fabrizio. Ciao, Ciao ciao. ciao, ciao. Eccoci qua. Sì, no, lascio così, dai, mi piace un po' orizzontale. Allora, ca caro Carlo, è stata di nuovo un'altra bella puntata. Insomma, come vedete, 1:06, questa 74esima nona stagionale tra pallavolo femminile e poi la Stracuni, quindi abbiamo parlato tanto di Cuneo, Cuneo città, ma poi Cuneo per noi significa anche capoluogo, no? Significa poi anche provincia. Allora, noi, come sapete, da questa stagione non facciamo il consueto recap di quello che è successo nel weekend, perché andavamo sempre troppo lunghi, sforavamo ancora addirittura di mezz'ora. Quindi noi vi invitiamo per tutte le sottosezioni di tutti gli sport, ovviamente andare a scartabellare, come piace dire a me, su ideaotv.it, ovviamente sezione Idea Sport, ma poi ovviamente tenetevi aggiornati con tutte le nostre news 360 gradi su Idea Web TV, sezione ovviamente news. Poi, come sapete, tutti i giovedì in edicola e in versione sfogliabile online esce il numero di rivista Idea. Caro Carlo, io direi che possiamo salutarci. Ti ringrazio Danilo, è stata una bella puntata ricca di eccellenze a tutti gli effetti sportivi e quindi rinnovo anch'io il mio invito ad andare a leggere Idea Web e la rivista Idea Web TV da domani mattina, tantissime novità. Danilo, te lo dico già, ho già preparato qualche contenutino, c'è tanta carne al fuoco, notizie dell'ultima ora di cui parlavamo prima di andare in onda, quindi notizie che saranno sicuramente da leggere. Sì, esatto, che è una notizia che riguarda il territorio per quanto riguarda il calcio, ma è una notizia che in realtà riguarda il territorio non cunese. Adesso, insomma, l'abbiamo detta anche un L'abbiamo po' buttata lì. buttata lì e detta brutalmente così. Grazie Carlo, ovviamente l'appuntamento è a lunedì prossimo, lunedì 21 novembre dalle 20:30, con la puntata che sarà la 75esima, la decima stagionale. Se non succede nulla, dovrebbe tornare la coppia d'attacco titolare Danilo Eder. No, scherzo, anche voi due. No, Siamo un vabbè, 4, noi dai. siamo con un 4-2-4. C'è anche Carlo, c'è anche Matteo. Il Attacchiamo con. quadrato magico del Brasile Esatto, per ricordare il grande Carlo. noi attacchiamo con 4 effettivi, hai detto Brasile, anche perché adesso, insomma, a fine settimana prossima inizieranno questi mondiali in Qatar per questa strana, ovviamente, finestra mondiale di cui non eravamo abituati. Vedremo un po', magari qualche chicca sul mondiale la butteremo anche in una prossima puntata di Terzo Tempo. Grazie a voi, grazie ai telespettatori, grazie ai lettori, amici sportivi, da Danilo e da Carlo, buon lunedì sera, buona serata e a presto. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti!